Ciao a tutti, rieccoci in questo nuovo episodio di Let's Play Shadow of Brimstone. Nell'avventura precedente, nel video precedente, i nostri eroi hanno affrontato degli uomini serpenti, uno sciamano e un serpente guerriero della tribù dalla coda gialla. Quindi abbiamo scoperto di essere nel loro territorio. Tra un episodio e un altro ho lasciato tutto invariato, ma ho semplicemente sistemato un po' i segnalini dei punti esperienza, perché erano diventati delle pile un po' troppo lunghe, specialmente per il nostro amico bandito. Detto questo, cominciamo la nostra nuova. Proseguiamo con la nostra esplorazione. Allora, per prima cosa, l'Orphan fa un test di Hold Back the Darkness che fallisce, quindi muoviamo questo segnalino di 1. Dopodiché, prova a muoversi, fa un 5 che è sufficiente a raggiungere la stanza successiva ed esplorarla. Vediamo che cosa si nasconde nella stanza successiva. Aspettate che mescolo un po'. Si trova una grossa stanza. Prendiamo la mappa. Va piazzata così. Quindi abbiamo fatto un giro tondo e ci siamo trovati in una stanza più grossa. Chissà che cosa si troverà all'interno di questa stanza. Prendiamo un segnalino esplorazione e lo mettiamo nella stanza. Dopodiché il bandito si muove, fa un 6. 1, 2, decide di restare qua e il nostro prete si muove di 6, fa 1 e prova a lanciare. No, forse è meglio ottenere i punti fede nell'ipotesi di un combattimento. Allora, rivediamo il segnalino. È il nostro terzo segnalino indizio. Questo significa che siamo arrivati. Fatemi leggere bene la missione. Sì, il secondo segnalino indizio che troviamo all'interno della miniera significa che ci ha portato all'ingresso del tempio che stavamo tanto cercando. Quindi questa è una stanza chiusa e sarà la nostra ultima stanza. Essendo la nostra ultima stanza, sebbene ci sia un segnalino clou, non tirerò per la discovery dell'orfano in quanto è già cresciuto. Dobbiamo regolare le carte Growing Dread e risolverle. Allora, muoviamo il segnalino avanti di uno qui, il che significa che peschiamo una carta Darkness che aggiungiamo allo stack. Tutti i nemici Void sono più uno combat d'ora in poi. Per il resto di questa avventura tutti i mostri fanno più un danno a ogni colpo. Quindi per questa stanza finale. Infine, ogni eroe subisce un D6 colpi orrore. Ogni punto sanità perso così viene perso in maniera permanente. Quindi risolviamo questo, cominciamo da Molly. Subisce un colpo che può salvare al 3 o più, lo salva, passiamo al bandito, subisce due colpi che può salvare al 5 o più, quindi il bandito perderebbe due punti sanità permanenti, quindi decide di usare il grit. Non ci riesce comunque, quindi il nostro bandito passa da una sanità totale di 8 a una sanità massima di 6. Per il momento mettiamo questi, ma sarà segnato. Infine il nostro Preacher subisce ben 5 colpi. Lui ha un willpower di 3. Oppure quasi quasi, scusate, il Preacher usa il suo artefatto per tentare di cancellare questa carta Growing Dread al 4 più. Niente, fallisce. Quindi si subisce 5 colpi e perde permanentemente due punti sanità, quindi
va a 8 di sanità. Gli mettiamo però a 2 danni e ci ricorderemo a fine avventura di eliminare 2 punti di sanità. In più ha consumato l'artefatto senza successo, purtroppo. Arrivati nell'ultima stanza, i nostri eroi in effetti trovano l'incontro. Una volta risolte le carte Growing Dread, i nostri eroi pescano una carta threat epico. Mescoliamo questo mazzo. Se dovessi pescare una carta con il simbolo di un'altra dimensione, la scarterei e ne pescherei un'altra, per restare nel tema di questa dimensione. Se invece il mostro è di tipo generico, potremmo anche incontrarlo qui, quindi lascerò la carta. Vediamo che cosa incontreremo. Threat epico. Questa non è la nostra dimensione. Questa non è nemmeno la nostra dimensione, non è la nostra dimensione, siamo un po' sfortunati, non è la nostra dimensione, non ci posso credere, sto pescando tutte carte di altre dimensioni. Beh, alla fine l'unica carta giocabile che ho pescato tra le prime quattro è stata questa. Dovremmo prendere due threat card elite. Elite penso che significhi che abbiano... Elite che vuol dire? Penso che significa che avranno due abilità elite, un'abilità elite l'uno. E allora prendiamo due carte Otherworld Threat delle paludi. Speriamo di non dover fuggire da questa missione. E allora abbiamo incontrato Uomini Serpente e Harvesters. Allora, gli Uomini Serpente ne abbiamo incontrati, incontreremo 5. Sono della stessa tribù di prima, però hanno un'abilità Elite. 5 Uomini Serpente e 2 Harvester. Gli Harvester sono degli alieni che viaggiano tra le dimensioni a caccia di Darkstone. Sono molto pericolosi, molto forti. E la cosa veramente seccante è che hanno una difesa mostruosa e sono immuni sia ai colpi critici che alla dinamite. Sono questi signori qua. Questi signori qua. Gli Uomini Serpente sono qui pronti ad affrontarci. E questa sarà una stanza difficile, anche perché per giunta il nostro bandito non ha dinamite. Quindi non sarà facile. Potremmo essere costretti a ritirarci. Speriamo di no. Prendiamo la scheda degli Harvester, così ve li faccio vedere. Avete già visto i serpenti. Questi sono gli Harvester. Guardate che cattivi. Difesa 5. Vuol dire che li feriamo solo dal 6 in poi. Almeno hanno solo 4 punti ferita. E dopodiché tireremo le loro abilità Elite. Allora, gli Harvester hanno un'abilità Elite, si tira un dado, abbiamo fatto un 6, Void Gauntlets hanno più 1 al combattimento, e ogni volta che tirano un doppio, con due di questi dadi, o fanno addirittura un triplo, useranno l'abilità Grapple. Gli Uomini Serpente tirano la loro abilità Elite, che è la 3, più 4 punti ferita, quindi ognuno di loro ha 10 punti ferita invece che 6. Wow! Sarà veramente dura. Forse dovremmo veramente scappare. La vedo veramente dura. Detto questo, possiamo cominciare... Ah, devo tirare per vedere se per caso sono in agguato. Perché 1, 2, 3 a giargono significa che i mostri sono in agguato. Per fortuna non lo sono. Dunque, la prima ad agire sarà Molly, che ha ben poco da fare. Io direi che quasi quasi, anche se è un po' anticlimatico, forse sarebbe il caso di scappare, visto che siamo male equipaggiati. E quindi, anche se non è il massimo per voi spettatori, mi sa che i nostri eroi si danno alla fuga. Perché qui, sì, ci saranno dei bei artefatti nascosti, ma sono anche ben difesi. Quindi che succede quando fuggiamo? Dunque, dato che ci siamo persi nelle paludi maledette, gli eroi vengono morsi da insetti alieni e
feriti da piante carnivore, eccetera, eccetera. Ogni eroe deve tirare un dado, cominciando dalla mia orfan. La orfan tira, fa un 2, 2 significa che deve scartare 100 dollari, un di 3 darkstone o un oggetto. Io direi che facciamo un di 3 darkstone, quindi ha perso una darkstone durante la fuga. Il bandito tira un dado, fa un 5, vuol dire che non gli succede nulla. Il preacher tira un dado, fa un 2, quindi anche lui deve decidere se perdere 100 dollari o delle darkstone o un oggetto. Diciamo che perde 100 dollari. E questo è tutto, siamo riusciti a fuggire. Purtroppo la nostra avventura finisce così, con un fallimento, ma in fin dei conti i nostri eroi hanno trovato qualche cosa durante questa esplorazione, hanno guadagnato un bel po' di punti esperienza e soprattutto Molly è diventata adulta e nel prossimo Town Stay avranno a disposizione anche più denaro con cui comprare nuovi potenziamenti. Con questo vi saluto, vi ringrazio per aver visto fin qui questa avventura. Ci vediamo con il prossimo episodio in cui i nostri eroi faranno il Town Stay. A presto e grazie ancora per seguirmi. Scusate, mi ho staccato il video dimenticando di fare i conteggi finali. Allora, vediamo quanti punti esperienza e denaro hanno fatto i nostri eroi. Dunque, Molly ha guadagnato 800 dollari che si vanno ad aggiungere ai 715 che già possedeva, quindi Molly va a 1515 dollari. In più Molly ha fatto 160 punti esperienza che sommati ai 205 che aveva fatto diventano 365 punti esperienza. Non ha nuove darkstone e non ha nuovi segnalini corruzione. Il bandito ha fatto 75 dollari che si vanno ad aggiungere ai 590 che aveva, quindi va a 665 dollari, ha sempre due punti corruzione e ha fatto un totale di 100, 200, 350, 365 punti esperienza che sommati ai 490 che aveva diventano 855 punti esperienza. Infine, il nostro preacher ha fatto 440 punti esperienza che sommati ai 230 che aveva diventano 670 e ha guadagnato 300 dollari che sommati ai 155 che aveva diventano 455 dollari. Adesso tiriamo per la corruzione. Dunque, il bandito ha anche una nuova darkstone, quindi dobbiamo tirare per il bandito un dado all'1, 2, 3, c'è la possibilità, sì, di ottenere un punto corruzione che può resistere al 5+. Questo dado ha fatto un 2, quindi no, subisce un nuovo punto corruzione, quindi va a 3 di corruzione. Il nostro amico Preacher non ha darkstone ma ha un oggetto maledetto, quindi deve tirare e al... se non riesce a ottenere un 3+, subisce una mutazione. L'oggetto non ha causato punti corruzione, quindi non gli succede niente di negativo. E con questo concludiamo l'avventura. A presto ragazzi, grazie di avermi seguito. Ci vediamo lunedì prossimo con il nuovo Town Stay e il nuovo Dungeon.